Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dato di fondo, e lo dico a Matteo Ricci, io ritengo che la crisi del PD è la crisi del paese, perché il PD avrebbe dovuto svolgere un ruolo che nel passato svolgeva la Democrazia Cristiana, il garante del sistema. Nel 76 nessuno voleva governare con la DC, ma tutti vollero che la DC governasse da sola, perché era la garanzia del sistema politico italiano in quel momento. Allora il dato vero, per dirla in maniera semplice, voi dovete rispondere a una domanda: ma voi chi siete? Perché se non dite chi siete, in termini culturali, ha ragione Mazza su questo versante, larga parte della sinistra in Europa è socialista. Non siete socialisti? Benissimo, chi siete? Dovete un attimo non dire norme, frasi generiche. Io ho sentito il mio amico Bonaccini, che ritengo sia il Peppone del terzo millennio, anche lombrosaniamente, ed è il più solido oggettivamente, è vero, ha ragione su questo Ricci, però ho sentito dire che lui è un riformista, ma anche Berlusconi faceva le riforme, anche la Meloni vuole fare le riforme. Il riformismo è una parola generica. La sinistra, se non la si aggettiva qualificativamente, diventa un segnale stradale. Quindi c'è bisogno di avere questo terreno. Non, io ripeto una cosa, disse al suo insediamento Letta: voi non avete bisogno di un nuovo segretario, avete bisogno di un nuovo PD. Non è successo niente, perché è sbagliata la scelta di mettere insieme due culture diverse, perché si sono annullate reciprocamente. Il PD non è né democristiano né socialista, non si sa che cosa è. Allora, dinanzi a questo, o voi sciogliete questo enigma rispetto all'anonimato culturale del quale siete caduti e scivolati. Io devo dire che i miei amici democristiani hanno fatto quella scelta per tutelarsi. Infatti, non a caso, né tutti quelli che hanno scelto di andare nella Margherita e poi insieme nel PD non hanno mai avuto una fece di garanzia. Eppure, insomma, anche loro avevano bisogno dei contributi elettorali per fare le campagne elettorali. Però questa è polemica, quindi togliamola di mezzo. Ma la domanda di fondo, se voi volete fare una costituente vera, dovete spiegare alle persone chi siete. E se trovate il riferimento culturale, avrete anche una visione. E una visione significa dare un alito di vitalità al programma. Ricci. Se immaginate invece solo il programma e dà il profilo al partito, siete fuori luogo. Ma sono d'accordo sul fatto che il tema vero è l'identità. Noi abbiamo governato gli ultimi 10 anni senza aver mai vinto le elezioni, non avevamo una bandiera a queste elezioni, perché siamo stati molto utili al paese, ma abbiamo, come dire, annebbiato la nostra identità. Io penso che dobbiamo essere nettamente una forza di sinistra popolare del riscatto sociale. Questa è la base del contributo che ho dato in questi mesi, ed è il contributo che ho messo a disposizione di Bonaccini, perché credo che ci sia un dato che in qualche modo dimostra come noi abbiamo fallito una missione storica, che è quella della povertà ereditata. Non solo in Italia ci sono quasi 6 milioni di poveri, ma il 70% eredita la povertà dalla propria famiglia. Ecco, lì significa che non c'è stata una forza del riscatto sociale che ha modificato gli assetti sociali dei più deboli. E se la sinistra non è in grado di entrare dentro questi meccanismi, di rappresentare quelle persone, ovviamente fallisce una missione storica. Io credo che dobbiamo ripartire da lì, ed è per questo che ho dato il mio contributo, ed è per questo che credo che, al di là del segretario, noi abbiamo bisogno di fare un lavoro su di noi e sulla nostra identità profondo, che non si fa in 2 settimane in mezzo alle vacanze di Natale, che ci deve impegnare per il 2023, perché la prossima sfida che avremo sono le europee del 24. Senta, Ricci, siccome è stato citato anche Berlinguer, oggi si parla